diciamo, principale dal quale si vogliono attingere i contenuti. Questo è un primo passaggio diciamo, legato a un primo livello di sicurezza dove è possibile inserire la propria email e all'indirizzo email indicato viene mandato un link dal quale è possibile disabilitare in temporale la connessione tra le due metà. È un primo livello perché ovviamente tu dopo puoi anche settarti una password, nel caso specifico vai su opzioni per sicurezza, imposta password di Twin, ce la inventiamo, vediamo Enrico, perfetto, la password è stata aggiornata con successo. A questo punto tu vedi la classica finestra che però si chiama iTwin Folder Local Files, fai un semplice drag and drop dei contenuti, che le cartelle o singoli file che vuoi condividere. Lui qui non sta copiando nulla, crea semplicemente dei collegamenti, quindi la cartella o il file resta residente dov'è? Sul tuo PC, non si muove niente. Quindi che tu sposti 3 tera con l'intero disk, ci perde una frazione di secondo. Lui si è creato un collegamento nella sua cartella virtuale. A questo modo diciamo che abbiamo finito, scolleghiamo una come vedi la prima installazione che richiede un attimo di tempo. Adesso selezioniamo l'italiano. Adesso in questo caso, siccome noi siamo collegati qua, installazione terminata, a quel punto scolleghiamo. Sì, perché ovviamente abbiamo fatto una prima installazione, tra l'altro stiamo andando cercando di accedere a una macchina protetta, come vedi, da password, che è quella che abbiamo fissato prima. Adesso mettiamo dentro la password che ho messo prima, lui accede alla mia cartella che è ancora mia.